Aspetta, non è che si trova lei, perché lei è una ragazza. Porca troia! La mappa che andremo a fare oggi penso che sia una delle più brutte e più paurose di tutto Fortnite. La mappa è questa qui, già si vede che, mamma mia, è parecchio ambigua. A quanto pare noi ci troviamo dentro una metro giapponese, di notte, non so perché di notte, al buio, e c'è questa qui che ci vuole uccidere. Andiamola a provare. Una cosa che vi chiedo, like, per forza, perché io mi cago addosso, lo sapete. E se volete il codice della mappa, in un momento qualsiasi del video, quindi guardatelo tutto, ve lo faccio vedere. Ragazzi, ci siamo. Ho avviato la partita. Siamo dentro, ecco qua, dentro la metro. E dobbiamo già entrare. Dobbiamo già entrare dentro la metro abbandonata. Qui, come ci sono arrivato io qua, non lo so. Ed entriamo. Ok. Qua penso che qua ci dice di aumentare la grafica, di aumentare il volume per goderci meglio lo spettacolo. No, guarda, ma metto il volume all'1%, così almeno non mi cago addosso. Oddio, ci siamo. Questa dovrebbe essere la metro giapponese, coreana. Ora, non lo so, fa vedere tutte le cose. Ma io dico, perché dobbiamo stare in una metro di notte, dove non c'è un'anima viva? Vedi, le metro vuote, ferme, e noi stiamo lì dentro. Perché? Perché sì, ho detto, cosa facciamo? Andiamo a farci un giro nelle metro di notte. Guarda qua, non c'è un'anima viva, non c'è. Ci siamo? Giorno 1. Perché sono più giorni pure, quanto dura sto coso? Ci possiamo muovere? Sì, ci possiamo muovere. I'm tired from work, I have to get, non lo so, vabbè. C'è una torcia che noi prendiamo. Ci abbiamo la torcia. Abbiamo la torcia. Bene. Possiamo entrare. Cos'è qua? Il bagno. No, il bagno delle donne. No, ovviamente non possiamo entrare. Neanche questo qui. Adesso io voglio andare a pisciare. Non posso entrare. Abbi pazienza. Metro numero 1, metro numero 2. Andiamo. Buongiorno. Buongiorno. Di qua non possiamo passare. Quindi da sta parte. Oh, mi sa che dobbiamo entrare dentro la metro. E dove dobbiamo passare? Qua dentro. Oddio, dobbiamo entrare dentro la metro. Ok, si aprono le porte. Siamo dentro. Ok, buongiorno. Siediti. Ah, certo, perché mo deve partire la. Ma che cos'è? Ma com'è possibile che parte la metro? Ma parte la metro di notte e siamo da soli. Bene, adesso siamo arrivati a destinazione. Non vedo niente. Oh, pronto. Ah no, siamo ancora in movimento. Io mi siedo. Ah, ma non è una metro, è una stazione. Possiamo uscire da questa metro? Interagire. Ok, usciamo. Stiamo uscendo dalla metro, siamo arrivati a destinazione. Mi fa molto piacere. Okay, noi penso che adesso dobbiamo uscire dalla metro, quindi dobbiamo passare di qua, giustamente, dalla metro, dalla stazione. Perché la metro? Una stazione. Esci da sta stazione, su. Tornatene a casa. Ma che cazzo stai facendo di notte alla stazione? Dove si trova sta stazione? Nel nulla si trova? Non c'è mezza luce, non c'è. Io non lo so. Che stazione di merda. Sì, vabbè, ma quanto devo camminare ancora? Ok, casa. Bellissima. Una casa di fronte alla stazione nel nulla più totale. Va bene, entriamo dentro la casa. Buongiorno, si può? Eh beh, certo che si può. È casa mia, penso, no? Giorno 2. Siamo di nuovo dentro la stazione. Ma io non ci voglio credere. Vabbè, questa volta posso andare al cesso? Sai che dobbiamo rifare la stessa strada di prima, credo. Ok, sto capendo. Questo tizio qua finisce di lavorare a quest'ora. Ok, la notte. Quindi deve prendere la stazione per tornare a casa. E ogni volta deve fare sempre la stessa cosa. Quindi giorno 2 prende la metro, prende il treno e torna a casa. Noi ci sediamo, adesso parte, in teoria. Vabbè, il primo giorno è stato molto tranquillo. Il secondo giorno però non penso che sia tranquillo, no? Ora, secondo me, mi aspetta una sorpresa, ragazzi, che non avete idea, eh. Ehi, perché piange? Perché piangi? No, non piange. Chi è che piange? Non piangere! Oddio. E quella è un'ombra. No, ragazzi, quella là è un'ombra. No, no, io non vado. Si vede che è un'ombra, si vede. Non piangere, signorina. Signorina, non piangere. C'era un'ombra. Ma questa sbaglio un'ombra di una ragazza? Sembra di sì. La finisci di piangere se ti fa me ne andare via, va? Ho capito. Non piangere, stai zitta! Ok, siamo usciti. Entra veloce, sbrigati. Andiamo al terzo giorno. Tutto tranquillo più o meno. C'era quella ragazza lì che rideva, che piangeva, che rideva. Che succederà questa volta? Che ne so. Entriamo dentro, sediamoci e parte. Eccolo. Il treno si ferma! Il treno si ferma! No, io non scendo! No, io non scendo! Non scendo da questa da questo treno! Ciao, signorina! Mamma mia, quanto sei brutta! Che cazzo ci fai qua? No, 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 sparisci! Sparisci, non ti voglio vedere, sono già fidanzato, signora! Signora, il suo lavoro non è in mezzo alla stazione! Il suo lavoro è in mezzo alle strade! Allora, la ragazza non piange più. Ok, non c'è nessuno. Esci da sta stazione, grazie. Non mi fa uscire. No, perché non mi fa uscire? Mi ha fatto uscire. Ok, via, sparisci. Dov'è la mia casetta? Dovrei vederla in teoria a breve. Casetta, eccola. Andiamo al quarto giorno. Ok, quarto giorno. Fermati, treno, su. Oh, vedi che sta un'altra volta la signorina. Signorina, ci stai un'altra volta? Usciamo da sto treno. Signorina. Ok, vedo una luce accesa. Attenzione, c'è una luce accesa. Cioè, è cambiato il co... Dove ci sta portando? Oddio. No, 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 no.
Dove cavolo ci troviamo, ragazzi? Oddio, mo qua inizia a diventare un po' tosta. Io sto andando totalmente a caso, sappiatelo. Dentro al bagno! Posso andare al bagno? Sì, ok, devo andare un po' a pisciare, mi sto cagando addosso. Interagisci. Ah, dobbiamo aprire tutti i cosi. Mi fa molto piacere. Allora, dentro al gabinetto non c'è niente. Con la delle donne posso entrare? Non è che c'è qualche donna che... Aspetta, non è che si trova lei, perché lei è una ragazza. Orca troia! Orca troia, che cazzo stai facendo, accesso? Ti sembra il momento di cacare? Io lo sapevo che tanto stava facendo i bisogni, lo sapevo. Non lo so, questa si nasconde dentro il gabinetto, si nasconde. Io non ho veramente parole, non ho... Posso entrare qua dentro? No, mi sono fatto pure male alla gamba. Dai, su, signorina. Ma non hai niente da fare, è notte, vai a dormire, no? Possiamo uscire? Usciamo, su. È chiusa. Dovrei sicuramente adesso trovare la chiave. Dove si trova la chiave? Ah, ok, qua si è aperto, attenzione. Beh, ma non c'è essenzialmente niente. Mi sa che dobbiamo andare dentro al bagno. Però qua vedo... Perché c'è una freccia? Ok, c'è una freccia. La chiave! L'abbiamo trovata! Andiamo, sì, andiamo. Andiamo ad aprire quella porta lì, va. Apri sta porta. Apri... Sì, però piano ad aprirla. Sì, guarda che corridoio. Ma che corridoio è con ste scale, su? E qua interagisci, che te butti te sotto. Meh! E dove ti fa andare qua? Si scende. Salve, dove siamo? Siamo scesi. Ma che ca... Siamo nelle fogne. Ma io dico perché nella... Perché nella tua vita... Che è successo? Ma che è tipo Squid Game? È il gioco di Squid Game qua. Ma io dico, no, ma nella notte, ma perché? Ma perché non vai a dormire anziché stare qui a... Non lo so. Ci siamo... Siamo arrivati. Ok, abbiamo girato la botola. Madonna, mi sono cagato addosso. Ok, altro minigioco finito. Adesso dovrebbe salire l'acqua che ci fa andare, in teoria, in questa stanzetta, vero? Esatto. Ok, interagisci e possiamo andare. Possiamo andare. Ma pure nelle fogne stai a rompere le palle. Arca puttana. Suca, suca. Mamma, quanto sei brutta. E vai al dentista, fatte mettere due denti. Dai. Ce l'avrò dietro sicuro. Rompe le palle, courier. Non mi giro neanche se mi pagate. Dove sto andando? Te stai zitta, brutta vacca. Ce l'ho dietro. Sali. Suca. Mamma mia, questa che rompe le palle. Dove stiamo? Oddio, un'altra volta i bagni. No, devo aprire tutti i bagni. Non ci... Come questa sta cagando un'altra volta. C'ho paura che mi esce sta vacca. Forse qua. Apri qua. Ok, si scende sotto. Buttiamoci. Ok, qua dobbiamo aprirla. Perfetto. Freccia da questa parte, noi si va. Go out. Go out. Sparisci via da qua. Non sto muovendo io, Sto muovendo il gioco. Ragazza, non uscire. Ragazza, non uscire. Che è successo? Perché... Ci ha spinto! No! Sta vacca ci ha spinto! Non ci... Finisce così! Tutto sto casino per poi sta latrina a spingerci sotto al treno! Ma hai capito che ha fatto questa? Allora, me l'aspettavo molto più pauroso. Per come avevano detto, è il più brutto di tutti. Fa veramente tanto paura. Ho visto molto di peggio e ho giocato molto di peggio. Se avete altre mappe horror, scrivetele qui sotto nei commenti. Così almeno andiamo a provare. Grazie mille a tutti che hai visto questo video. Ci vediamo alla prossima. Finale un po' tragico. Ciao belli.